Buongiorno, di qua, buon caffè. Interessante questo articolo mattutino di Gramellini, gita di massa. Vi leggo qualche estratto, parla di un gruppo di studenti che deve andare in gita, una classe che deve andare in gita, una scuola media, però i ragazzi sono troppi rispetto ai professori e allora la preside decide di fare una selezione perché o sospende la gita, quindi non manda nessuno, oppure non può mandare tutti senza avere i requisiti di sicurezza. E allora decide di utilizzare come selezione il voto di condotta, che in qualche modo è legato alla gita, dato che si tratta di sapersi comportare bene anche in altre circostanze. E qui insorgono i genitori che si sentono discriminati perché i loro figli, avendo un voto di condotta basso, non possono partecipare alla gita. Leggiamo la conclusione di Gramellini, che è interessante. Che cosa doveva fare la preside? Mandarli tutti in gita senza garantire un controllo adeguato? Oppure lasciarli tutti a casa per non urtare la sensibilità di pochi? Tra tutti e nessuno ha scelto i più meritevoli. E non in base al censo, alla religione o al colore della pelle, ma al requisito che va considerato sopra ogni altro, quando scaraventi una masnada di ragazzini in giro per il mondo. Il voto di condotta. Era forse più giusto quello di disegno, di matematica? La preside ha risposto ai contestatori che la gita non è un diritto, ma un premio. Nessuno le ha spiegato però che in Italia anche i premi sono considerati un diritto. Per questo non vengono mai dati a chi se li merita. Interessante e ineccepibile come considerazione. Peccato che non ci si faccia mai domande su chi ha distrutto la meritocrazia nel nostro paese, su chi ha trasformato ogni cosa in un diritto, su chi continua a sostenere oggi che ogni cosa è un diritto, che qualunque capriccio passa per la testa io posso ottenerlo, che qualunque cosa non ottengo è una discriminazione. Magari ci aggiungiamoci anche populista, fascista o aggettivi di questo genere, perché io devo volere quello che desidero, io devo volere quello che penso che sia importante per me. Peccato che non ci siano mai considerazioni di questo genere e peccato che coloro che predicano anche dalle prime pagine dai giornali, poi quando magari vanno in televisione in altri contesti, applicano esattamente i criteri che stanno in qualche modo mettendo alla berlina. Buongiorno e buon caffè.